Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Decanter, su Radio 2 a quest'ora c'è Decanter, con Fede Tinto nel blu, ditinto di blu. Buongiorno, buongiorno amici, eccoci qui insieme, siamo a Hein Prosit Jasupa, si dice così, mi hanno detto che si dice così, sono arrivato da queste parti che è un paese che si chiama Malborghetto e Tarvisio in provincia di Udine. Per arrivarci sono arrivato a Venezia, poi ho preso questa macchina, 2 ore di cammino, oppure a Trieste, i più fortunati possono atterrare a Trieste, 1 ora di cammino. Attenzione a Gemonosopo perché c'è vento forte. Poi si arriva a Tarvisio, c'è un freddino, un sinibio, uno si deve vestire con sciarpe e maglioni, ma poi si entra qua dentro a Malborghetto e si vive un calore eccezionale che è quello dei produttori di cibi di eccellenza che sono tutti qua in bella mostra. Non sono solo, perché come sempre mi muovo con il mio sodale Tinto. Dove sei, disgraziato? Ciao Fede, ciao amici ascoltatori. Allora, sono con due amici che stavano parlando qua, io capisco tutto di quello che dicono, vero? Provate a dire qualcosa nella vostra lingua. Ehi, ciao Mandy, Elio, Cimucino. Sì, hai capito, no Fede? Beh, Mandy l'ho capito, Mandy. Bevi un bon thai, way o no? Sì, si capisce, no? E questo l'ho capito, il vino, certo, infatti. Certo. Questo è il clima che c'è qua a Tarvisio. Allora, normalmente noi cominciamo Decanter dicendo salute, ma qua si dice Hein Prosit, Decanter, ya! Decanter, con Fede Tinto. The Temptation qui a Decanter, ma girl, Tinto. Eh sì, Fede, ci sono, sono tu, in carne ed ossa. Tu sei il mio nipote scemo? Allora, nipote sì, è anche scemo. No, ma perché ti chiamo così? Cioè, un insulto così gratuito potrebbe essere non apprezzato anche dai nostri ascoltatori. Ma perché era troppo facile, era come tipo un assist e io dovevo solo incornare a porta vuota. Perché con noi c'è un amico e se tu venissi da queste parti dove abbiamo la postazione Hein Prosit a Malborghetto, qui a Tarvisio Udine, mi farebbe anche piacere presentartelo. Vabbè. Perché lui ha diretto e realizzato un film eccezionale che si intitola Zoran e non Tinto, Il mio nipote scemo, ed è con me, tra l'altro è friulano, Giuseppe Battiston. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao, buongiorno. Che bello ritrovarti qui dopo Venezia, dopo tutti i premi che hai preso con questo bel film. Ma è bellissimo, è stato un film presentato con successo alla Settimana della Critica, ha avuto il premio del pubblico, ha avuto già un paio di premi di qualità, è uscito nelle sale da qualche settimana, è uscito lo stesso giorno, pensa, del film di Zalone, 1300 copie contro 9, però abbiamo tenuto. Il gigante. Anzi, Zalone stesso ha anche invitato il pubblico a venire a vedere il nostro film. Per cui ormai non l'occasione più per ringraziarlo. È un monumento della cinematografia nazionale, però poi ci sono anche questi aspetti. Gli affideremo un governo, magari. Ma perché no? Perché forse potrebbe anche risolvere vari problemi, magari con una risata. Sei qui e pensa che caso, noi in contemporanea con Radio 2 siamo anche la radio ufficiale del Festival del Cinema di Roma e oggi sapremo come va a finire, no? Con i risultati, quindi il cinema al centro delle attenzioni come il cibo per quanto riguarda noi Radio 2, ma anche per quanto riguarda te e il tuo film. Beh, è un film dove l'elemento cardine, diciamo, è il vino, in sostanza, ecco. È un film che ruota intorno a questa bevanda perché il protagonista, che si chiama Paolo Bressan, che è il personaggio che interpreto, è un gran consumatore di questa bevanda. Ma anche nella verità, non solo nella trasposizione cinematografica. Ma magari avessi la tenuta che ha Paolo Bressani, io mi devo fermare prima. È stata una bella esperienza? È stata bellissima, è un piccolo film, un piccolo gioiello di cui siamo enormemente contenti, io e Matteo Leotto che l'ha realizzato, che è il regista di questo film, e ci sta dando delle bellissime soddisfazioni perché appunto piace molto, raccoglie molto amore in giro dove va e spero che abbia una lunga vita in sala, ecco. Una sinossi, me la fai? Una sinossi. Dai, dunque il nostro Paolo Bressan, madonna, ve la faccio in un attimo. Il nostro Paolo Bressan è un balordo di paese che campa
come può, di espedienti, di espedienti, si dice così, esatto, pare. Esatto, e si ritrova un giorno tra capo e collo un nipote che viene dalla Slovenia che non sapeva di avere e di cui si deve occupare per qualche giorno. Allora scopre dopo un attimo che questo nipote ha una dote particolarissima, riesce sempre a colpire il centro esatto del bersaglio delle freccette. Nella sua pochezza morale, il nostro Paolo tenta di approfittare della dote di questo ragazzino portandolo in giro per le bettole a improvvisare tornei per vincere salami e damigianette di vino. Finché un giorno gli spiegano che di questa specialità esistono i campionati mondiali e si vincono svariate decine di migliaia di sterline, e allora ecco che il nostro Paolo comincia a guardare questo nipote assurdo. Con altri occhi, esatto. Che strano. Un nipote che gli sembrava scemo improvvisamente diventa un parente. È un po' ecco. Quello che faccio io con Tinto. Eccolo. Ciao. Eccomi, allora ho assaggiato il formaggio di Frante, pazzesco. È un'esperienza. Mamma, è un'esperienza meglio della prima volta in cui ho fatto l'amore, ma che ve lo so a dire. Ricordate voi, vedi? Un po' d'amore, un po' di frante, certo. Doppio godimento, lo diciamo da sempre, doppio godimento, esatto. Ti fai accompagnare qui a In Prosit da un ministro dell'enogastronomia che è Sandro Sangiorgi, che è qui un nume, con noi. Un nume. Ciao Sandro. Buongiorno a tutti. Ciao Sandro. Ciao ragazzi. Sandro è, come se dico integralista sembra quasi un'offesa. No. Talebano neanche se barbuto è, ma sì. in realtà lui è uno di quei personaggi veraci del mondo dell'enogastronomia che non si fa irretire da facili offerte, diciamo così, da una persona retta, diciamo. Bravo. Faccio irretire solo da offerte difficili. Esatto. Ma com'è andare in giro con questo signore che racconta la storia di paese e non solo, ma anche di enogastronomia, di radice, no? Perché poi alla fine quello che io ho sentito è una storia che può essere comune. Quello che si vive normalmente magari nella provincia e poi ecco lì che tutto il fondo è l'enogastronomia. Secondo me la cosa più bella è che Giuseppe Battistone è da 3 anni l'ambasciatore del movimento del turismo del vino del Friuli Venezia Giulia, e questa è una cosa molto importante perché tutto questo è sfociato nella sua interpretazione di Zoran. Ah, tu dici che questo è stato la conseguenza naturale di aver... Cioè, la cosa interessante è che lui, che chiaramente essendo ambasciatore ha una sua, come dire, un suo aspetto diplomatico, poi in realtà invece nel film interpreta questo signore, questo bullo, come l'hai definito tu. Esatto. Questo monito. Esatto, che fa esattamente tutto quello che non si dovrebbe fare. E quindi secondo me è molto interessante la sua... Ecco, andare in giro con lui significa in qualche modo vivere questo dualismo profondo. Ma tu... Perché, sai, a Battistone non gli abbiamo dovuto dire come doveva bere il vino, ecco, diciamo la verità. C'è nato dentro, perché friulano uno ha un rapporto non intenso. Non è che c'era bisogno di spiegargli come... Ma tu hai selezionato vini, cibi, cose del genere che poi compaiono all'interno del film? No, io sono arrivato dopo. Dopo e hai io fatto... Io sono innamorato del film. E ha fatto sono la palatale. Sono un cinefilo innamorato del film e ho fatto una recensione che è apparsa pochi giorni fa. Bene, quindi io Battistone l'ho incontrato dopo. Lo consigli? Sì, sì, è piaciuto. È un film dove si ride amaro, e dove si ride moltissimo, dove Battistone è bravissimo a evitare che questo personaggio diventi simpatico. Ecco, ma tu che fai il critico enogastronomico riesci anche a trasportare questa tua sapienza quando affronti una pellicola? No, sono proprio due cose diverse. Ah, io sì, sono è un approccio un diverso. Cinefilo. Bene, grazie agli amici che sono qui grazie con noi, ci rimarranno ancora, ma tra poco entreremo proprio dentro, a capofitto. Quando c'è tanto godimento si entra dentro. I've never seen a diamond in the flesh. Let me live that fantasy. Lord è qui a Decanter con Royals. Io sfrutto la presenza di Sandro Sangiorgi, che è un importante giornalista enogastronomico ma critico. Ce l'ho qui prima che se ne vada. Io sono arrivato da poco, no? sono entrato qua dentro da pochi minuti. Diamo dei consigli per chi volesse venire da queste parti. Cosa sono le peculiarità da assaggiare in questa tre piani del gusto? Allora, prima Tinto è tornato emozionato dal formaggio e secondo me era già un consiglio bellissimo. L'ho rimandato là, infatti. Esatto. Poi faremo la degustazione. Allora, se uno vuole proprio fare un percorso culturale partendo dal primo degli abbinamenti più interessanti del Friuli Venezia Giulia, prosciutto, possibilmente prosciutto di San Daniele, ma in generale un prosciutto dolce,
e friulano, cioè quello che una volta era si chiamato Tokai, ex Tokai. Esatto. Allora, quindi qui, primo abbinamento semplice, vino friulano e poi il prosciutto di San Daniele. Perché sai, questa storia del grasso, della polpa, con l'aspetto un po' morbido, un po' amaro del friulano, è una combinazione molto bella. Di solito bella. Ce lo fanno abbinare alle bollicine metodo classico, in questo caso tu invece ci metti un vino qui ferro. C'è proprio una sintonia territoriale, le due cose si chiamano moltissimo. È anche normale, a volte capita, no? Cioè, tu hai un prodotto enologico e poi è un prodotto gastronomico e proprio così, ehi tu vieni qua, si sentono, esatto, si amano. Primo abbinamento, facciamone un altro. Poi un'altra cosa interessante sono tutti i salumi con i vini rossi del Friuli Venezia Giulia, che non sono vini rossi da selvaggina, da tipici toscani o piemontesi, bravissimo, dove ci sono i tannini, ma sono vini rossi più freschi, più acidi e quindi molto più adatti alla carne di maiale. Ah, ok, quindi carne di maiale anche salsicce, conservata, alcuni insaccati con lo schioppettino. Bravo. Ecco, perfetto abbinamento. Con refosco, lo schioppettino, che hanno nell'acidità una delle loro caratteristiche peculiari. E siamo a due, me ne fai il terzo e ti libero. Beh, guarda, c'è il gelato dei ragazzi del stupendo quel gelato lì, esatto. È l'unica cosa che ho assaggiato finora, esatto. Il gelato. Un po' di gelato e magari un distillato di frutta per esempio. Ecco, ci mettiamo uno a caso, ce l'hai ma non mente. So se ci sono dei distillati di ciliegie. Sì, qui. L'ho visto passare, esatto. Ciliegie marasche, viene perfetto, fuori una roba un buona. Distillato di ciliegie, sì. Grazie a Sandro San Giorgio, è stato qui con noi in modo estemporaneo, lo avremo spesso a Decanter, è una new entry per quest'anno, abbiamo deciso qui, in questo momento. Lo ringraziamo intanto c'è Tinto, che è proprio al Formai Tinto. Sì, si chiama Formà di Frant ed è un presidio, sì. Slow Food, uno dei primi presidi Slow Food. Io avevo 3 anni quando è nato questo presidio. Allora, con me c'è il Fedar, che in dialetto, sai Fede che cosa vuol dire, no? Fedar? Sì, certo. Sì, eh? Il dire... Casaro, Casaro. Esatto, esatto, lo stavo per dire io, esatto. Casaro. Esatto, allora, Elio Matiz, lui è una macchina, non nel senso che... Cioè, è una macchina nel senso che fa dei formaggi uno dietro l'altro. Allora, Elio, ci puoi raccontare questo Formà di Frant? Che formaggio è? Intanto cosa vuol dire questa parola? Allora, formadi vuol dire formaggio in italiano, per italiano, e fran vuol dire frantumato. Che formaggio è? Intanto da che latte viene? Viene da un latte vaccino, rigorosamente dalla Carnia, ed è prodotto nella nostra azienda. Dopo essere trasformato in formaggio, il formaggio viene ritrasformato nuovamente in formaggio, appunto formadi fran. Praticamente è un formaggio fatto con il formaggio, però il bello è che è fatto con diverse stagionature, dove parte dal fresco, al mezzano, all'anno e al stravecchio. Si prendono i formaggi, vengono svinucciati tra di loro, viene aggiunto l'ingrediente segreto che è magico, nel senso che la panna, però deve essere di affioramento, e la panna fa da legante e provoca una nuova maturazione che lo rende appunto dolce e saporito. E poi aggiungiamo il sale e il pepe che servono per conservare la panna stessa. Questo è quanto, poi c'è anche una sorta di personalizzazione con le noci, poi l'affinamento al peperoncino, al cren, quali sono gli altri? All'aglio, alle erbe di Provenza, alle erbe aromatiche, al comino, al finocchietto, alla calendula, anche la camomilla, alle mele, all'aglio. A tutto, a tutto, mamma mia. A qualsiasi ben di Dio, sì, si trova in natura, sì. Fantastica. Anche questa. All'aglio, Fede, che non sì, l'abbiamo l'ho ancora detto. L'ho detto forse 8 volte. Anche all'aglio, infatti me lo sono dicendo, è il segreto per cui l'Udinese gioca così bene, perché Guidolin nell'intervallo fa mangiare del formà di Frant all'aglio a tutti i giocatori, soprattutto di Natale. Certamente, così tiene lontano i difensori, Tinto. Sì, ne ho anche altri, di presidi Slow Food, però non gli voglio snocciolare vado adesso. Giuseppe Battiston, lo salutiamo, lo ritroveremo sicuramente a Radio 2, lo troveremo con il suo fantastico film Zoran il mio nipote scemo, già dal titolo mi viene da ridere. Tinto va in giro, io sto aprendo il salotto qui a Malborghetto e Tarvisio in provincia di Udine, dove c'è Ein Prosit Daft Punk qui a Decanter, ma c'è una sorpresa, ci è venuta a trovare una signora fantastica, la signora della televisione, Maria Giovanna Elmi. Ciao Maria, ciao, Giovanna. Ciao. Ma che ci fai? Tu sei Capitolina. Ma noi facciamo la radio qua a Improsit, tu sei Capitolina. Ma qui a Improsit non ci sono mica solo i friulani. Ci sono quelli che vengono da tutto il mondo, se tu entri sono più gli austriaci, gli sloveni, cioè, qui siamo senza confini, quindi i romani poi non possono mancare.
E dopo che io sono arrivata qua ho fatto scoprire questo mondo meraviglioso. È vero, è stupendo. Un territorio fantastico con tutti i tipi di sport, di cibi, tante cose, sono tutti messaggi bellissimi alla gente di come si può vivere con le diversità in maniera straordinaria, ricca di cose nuove e buone, perché qua poi è improsito, voglio dire. Quindi il tuo segreto di bellezza è questo luogo, in pratica, cioè tu vieni sì, praticamente qui... Io d'inverno qua sono ibernata perché io sono abituata a altre temperature, però mi sono adattata, mi vesto a cipolla, per cui poi d'estate mi dicono come sei magra, è per quello. Però quando entri nei locali fa più caldo, comunque si sta bene, si sta benissimo. E poi sai, da qui vai a Trieste, prendi un volo, in 50 minuti sono a Roma, torno indietro, faccio prima che da Roma andare all'Euro e tornare indietro. Questo lo diciamo, o a Saxa-Rubra, da sempre. Però singolare vederti che giravi per questi banchi di esposizione, assaggiando, guardando, raccontando. Oggi è niente, perché sono arrivata stanotte da un viaggio all'estero, quindi sono un po' col fuso al contrario. Quindi non ho molta fame, ho già preso un gelato. Buonissimo, cioè, non è l'ora del pasto, per me è l'ora del sonno. Però domani mi rifaccio, li provo tutti, perché qui poi mi tocca portare a tutte le colleghe a Roma tutte le novità che trovo qua. L'altro anno ho fatto una raccolta di formaggi del posto. Ne abbiamo appena parlato. L'Alda Deusanio ancora mi ha detto, sei a Improsit, mi raccomando, porta tutto. Adesso mercoledì Gabriele va a Roma, già sa cosa le deve portare. E poi Mal dei Primitive, ti chiamo. Mal viene tutti gli anni qua a Natale con i suoi bambini e... è sempre molto presente anche in tante iniziative straordinarie. Poi quest'anno è venuta la Carmen Russo prima che nascesse la bambina. Tutti qui. Proprio verso quando l'abbiamo sono feste. L'abbiamo scoperto, non lo sapevamo. Sì. Beh, poi un appassionato di questi posti è Sebastiano Somma. Poi ancora. Che ti devo dire? Insomma, quest'inverno a Natale eravamo in 18 a tavola. E non avevo nessuno che cucinasse per me, che non sono un granché. Si sono messi tutti a lavorare lì perché ispirati dal territorio, soprattutto dalle sostanze prime del territorio, che tu a distanza zero, no? Come si dice, riesci ad avere delle cose buonissime. Sono riusciti anche un Enzo Paolo Turchi, che è napoletano, una Vaudetti, che è marchigiana, a fare delle cose pazzesche. Grazie. Orso Mando poi è brava in cucina, quindi la Vaudetti, l'Orso Mando e te, cioè allora. Deusanio, Antonella Elia, non so, adesso mi diranno perché non mi hai nominato. Certo, sono tantissime. Sebastiano Somma napoletano, insomma, che vogliamo dire? Grazie davvero. Grazie. Bene, a Maria Giovanna. Venite qua in questa terra senza confini, di pace, di sport, di sapori, di tavola. Ambasciatrice estemporanea qui a Decanter. Ecco. Grazie davvero Maria Giovanna, intanto ci sono venuti a trovare altri personaggi, tra poco li avremo con noi in questo salotto del gusto, c'è il sindaco di Malborghetto, il primo cittadino, c'è il grandissimo Paolo Marchi con Identità Golose, noi siamo la radio di Identità Golose e lui, guarda caso, qui è quello che si occupa di tutti i luoghi del gusto, i laboratori di degustazione, dove ci sono i grandissimi chef di questa zona di Italia che si stanno mettendo in bella mostra. Tinto, eccomi Fede. Dove sei? Che fai? Mi sono perso perché chi c'è vedi? Un altro presidio Slow Food. Mi sarebbe piaciuto salutare Maria Giovanna Elmi. L'ho fatto io. Io avevo tutti i suoi CD. Ma cosa dici? No, vabbè, però purtroppo sono da un'altra parte. Con me c'è Gigi Verdura e Luigi Faleschini. Gigi Verdura in arte. Che lui cosa fa? Produce Radic di Mont. Omen. Uno che si chiama Giuseppe Verdura non è che può far salame. No, infatti lui fa quest'altro presidio Slow Food, che è il secondo che andiamo a scoprire oggi dopo il format di Frant, quello mio preferito, lo ricordiamo. Sì, non voglio essere all'aglio. L'ho già detto. No, all'aglio. Ecco, allora, caro Luigi, che cos'è il Radic di Mont? Breve, perché abbiamo il GR2 fra poco. Ok, ciao Fede, ciao Tinto. Ciao. Allora, in tarda primavera, quando le nevi iniziano a sciogliersi dei canaloni esposti a nord, per pochissimi giorni all'anno noi andiamo a raccogliere questa erba selvatica che si chiama Cicerbita alpina, conosciuta anche come il Radic di Mont. E raccogliamo questi germogli che dopo facciamo delle preparazioni, le mettiamo sott'olio in agrodolce. Allora, tienila lì quest'erba, magari fra poco ce la fumiamo, finita la trasmissione. No, perché c'è GR2, solo capito, per quello. Cosa dici? Per favore. Erba di campo. Ma dai, cerca di essere adeguato. Stai parlando di una raccolta di erba presidio spontanea. Questi se ne vanno in montagna e raccolgono tutto, poi tornano giù, mettono nei vasetti, conservano una materia prima, sostanza prima.
crema, come ha detto Maria Giovanna Elmi, eccezionale. Adesso noi ci fermiamo un attimo perché passiamo la linea agli amici del GR2, poi l'Onda Verde, e torneremo ancora a Ein Prosit, a Malborghetto di Tarvisio, a Udine. A fra poco! Decanter, con Fede Tinto. Che pezzo questo, lei è Antonella Ruggero con i Subsonica. Cos'è? Che cos'è? Che Fede, che c'è? Oh. No, io stavo presentando il Tinto, uno dei miei brani preferiti per un'ora d'amore. Ma no, ma perché le campane? Allora, non è una campana, ma è un campanaccio, perché siamo a Ein Prosit, Friuli Venezia Giulia. Grazie. Nelle montagne, che così basta fare la pipì controvento e siamo in Austria. Ah, beh, certo. E io sono rimasto con il mio amico del presidio Slow Food del Radic di Monte. Sì, ma sono le montagne Giulie? Sì, ma non lo so, adesso sono le montagne Giulie, signor Luigi. Qui sì, sono Alpi Giulie e Alpi Carniche. Hai capito? A destra del Fella sono Alpi Giulie, a sinistra Alpi Carniche. Ecco, però siamo geolocalizzati. Se no, voglio dire, uno assaggia questo presidio Slow Food e non lo sa riconoscere. Sì. Dove si raccoglie quest'erba pazzesca, Luigi? Si raccoglie in quota dai 1500 ai 2000 metri. Ciumbia che mazzo. L'ultimo radic che abbiamo raccolto come per fare i vasetti l'abbiamo raccolto a 1950 metri sul Monte Pieltenis a Sauris. Hai capito? Vanno su incordata doppia per farlo. Sì. Tinto, potresti venire qui perché allora c'è torno. Un tuo amico Giancarlo Timballo che ti cerca. Torno. Se ti dico che c'è Giancarlo Timballo capisci anche perché, forse non è il caso. Non è carne, è gelato. Lo sai, bravo, ed è per questo che ti voglio qua. Tu sei il più grande degustatore di gelato al mondo. Sono con Paolo Marchi. Quando c'è Paolo Marchi io sono felice perché lui è Identità Golose, è l'ideatore di Identità Golose, è un gran giornalista e noi siamo la radio di Identità Golose, quindi radio ufficiale Decanter Radio 2. E che ci fai qui? Noi ti pensavamo a Milano a organizzare le cose, invece ti abbiamo visto con i cuochi anche qui. Eh sì, cerco di essere un po' ovunque. No, perché diversi anni fa ho conosciuto delle persone, il discorso era sviluppare anche in regioni fuori da Milano, perché tutti è molto facile andare a Milano, Roma o Firenze, Londra, sono le grandi città, però è anche giusto che gli eventi più locali, più regionali abbiano anche un'apertura su quello che avviene intorno, cioè io che vengo da Milano, tu da Roma, qua veniamo per assaggiare delle tipicità carniche, friulane, così, giuliane tutte, però probabilmente anche chi più è di questo territorio, oppure austriaco, ha voglia di conoscere un cuoco thailandese, una cuoca vegana, o sentire parlare di pizza, avere un produttore di mozzarella e scopri che la mozzarella buona è diversa da quella che trovi così nei negozi. E allora pian piano si sono sviluppati delle cene, degli incontri che cercano di essere un po' originali, un po' diversi rispetto al solito. È una bella manifestazione, mi è piaciuto molto, non eravamo mai stati. Guarda, è molto gradevole perché sono molto seri, però sorridono e non se la tirano, che è una cosa, è una virtù, insomma, essere seri ma non pallosi. Tu devi andare via, però un'anticipazione su Identità Golose di quest'anno, me la dai? Sì, verrà, il tema sarà la golosa intelligenza, cioè il fatto che il cuoco, il cuoco, il pasticcere, avere sempre più a cura la salute e il benessere del cliente. Però senza sottrarre troppo. Senza sottrarre il gusto. Se uno ci fa caso, fino a qualche anno fa esistevano i dietologi, adesso sono spariti, esistono i nutrizionisti. È vero. Che alla fine della fiera ti tolgono sempre qualcosa, però danno l'idea di nutrirti e allora uno dice, mi fa mangiare. La dieta è un'eccezione negativa perché ci mi toglie, mi sottrae. Per cui uno fa un programma di nutrizione e si arricchisce. Fa una dieta e si impoverisce, ma anche proprio in partenza psicologicamente. Per cui sulla pizza, su tantissime cose ragioneremo sul lato intelligenza, salute, gusto e il modo nuovo di interpretare la cucina. Ma è vero che avete preso lo stadio Meazza San Siro per contenere tutti quelli che vogliono venire a vedere i cuochi, che ormai sono delle star planetarie? Sì, quello sì. Meazza no, però faremo probabilmente una cosa calcistica. Sì. Comunque, sì, faremo ridere il mondo. Con Toir, portate Toir a cucinare. Cucina indonesiana. Esatto. No, avremo la Thailandia come regione ospite. Ah, figata, che cucina meravigliosa. Sì, e anche lì è buffo perché in questi giorni c'è un congresso, un festival del cibo in Algarve, in Portogallo, e ieri sera c'era stata la cena Thai, il percorso Thai, con uno dei cuochi che verrà poi a Milano. Per cui pian piano sono stati qui i cuochi del nord Europa
poi a un certo punto abbiamo scoperto il Sud America, gli americani che ragionano in maniera diversa rispetto agli hamburger a quello che siamo abituati. Poi dopo pensiamo che l'Asia sia solo il Giappone, l'India o la Cina, e scopri che la Thailandia, per fortuna, non è solo quel turismo sessuale di cui noi italiani dobbiamo solo vergognarci. È fantastica la Thailandia. Ma una... Sì, fantastica, pazzesco, proprio fantastica. Dei gusti di monti, di terra e di mare, quindi c'è tutto, no, proprio... e c'è una cucina rappresentativa. Non siamo soli a far bene le cose in Italia. Grazie Paolo, anche, grazie. Anche in Cina, quando parliamo della Cina io impazzisco, otto cucine, no, proprio... fantastico, fantastico. Grazie Paolo, ricordiamo che alle 15 c'è il massaggio Thai, qua nel privé. Esatto. Sembra che ti devasta il massaggio Thai. Esatto. Non ciao, è quello Paolo. Che pensano. Grazie a Paolo Marchi, ricordiamoci, segnato il nodo al fazzoletto, identità golose a Milano. Dillo. 9-11 febbraio. Perfetto, 9-11 febbraio a Milano. Noi saremo radio ufficiale proprio dal Palazzo delle Esposizioni. Tinto! Eccomi, è arrivato. Io ho l'assessore. Poi, ti dico che i falchi, le colombe ce l'hai? No, io ho l'assessore alle attività produttive della regione Friuli Venezia Giulia. Sì. Poi ho il sindaco di Malborghetto. Sì. Poi il presidente del consorzio turistico del Tarvisiano. Sì. Poi ho falchi, colombe, lealisti, certo. Poi governisti, eccetera. Ci abbiamo anche Matteo Renzi, abbiamo fatto tutto. C'è di tutto, no? Vabbè. Però prima il gelato. Prima il gelato. Poi... Allora, Giancarlo Timballo, ti abbiamo nominato più volte come il Grande Fratello. È vero che per fare il gelato di qualità ci vogliono due cose: materia prima eccellente e poi il mastro gelataio. Sì, la professionalità unita agli ingredienti di eccellenza. Qual è il gelato che hai deciso di portare qua a Hein Prosit? Fior di latte fatto con prodotto con latte crudo appena munto la mattina di una stalla friulana di latte di pezzata rossa friulana. Ma non solo, perché ho assaggiato anche la crema. Come? Crema fatta con ramandolo. Mamma mia. Dobbiamo spiegare cos'è il ramandolo? No, ramandolo lo so. No, lo so. Però voglio dire, un altro gusto a parte le creme, anche frutta? Sì, beh, in questo periodo noi facciamo i cachi, i fichi, facciamo la noce, il marron glacé, tutta la frutta autunnale, chiaramente. Bisogna correre dietro le stagioni. Non si potrebbe fare un gelato al melone adesso, dobbiamo fare col frutto della stagione. Ricordiamo invece l'appuntamento per quanto riguarda il CIGEP, ovvero il campionato mondiale di gelateria a Rimini. Coppa del Mondo di Gelateria, sesta edizione, 18-19 gennaio a Rimini. Tutti invitati, Decanter ci sarà. Bene, siamo qui, stiamo assaggiando prodotti eccezionali. La fiera non finisce con noi, noi andremo via più tardi, però ancora domani, dopodomani, poi sempre. Venite a Malborghetto. Fino in fondo i manie, please and change. Tinto, stai mangiando il gelato. No, ma adesso io voglio capire. Stavo applicando il principio della termodinamica, per cui se tu lasci una coppetta al sole si scioglie. Certo, quindi è molto meglio non farlo. Appunto, e finirlo. Visto che siamo a Hein Prosit, prima di intervistare cotanti rappresentanti delle istituzioni, non solo. Sì. Volevo fare un ragionamento, perché tu prima hai intervistato Gianni Verdura, certo. Poi Giancarlo Timballo, sì. Ezio Formaggio, cioè, ma perché si chiamano tutti con un cognome non gastronomico gli espositori? Beh, qui? Non so. C'è qualcosa che non torna. Beh, c'è un immobiliarista che si chiama Gianni Mazzetta, sarebbe peggio, ma no? Va. Nel campo immobiliare. Che strano, che strano. C'è il sindaco. Sindaco, atteniamoci, attenti, c'è il sindaco. Buongiorno. Alessandro Oman. Oman. Ma lei è del luogo oppure di un emirato? Diciamo che qui in Val Canale sono passati tanti soldatini, si vede che tra tanti soldatini sono passati anche i miei predecessori. È l'accento che cambia, non devo dire Oman, ma Oman. Devo dire Oman. E allora Oman si capisce molto meglio. Com'è che un posto come Malborghetto, incastonato tra le valli, com'è che si chiama? Alpi Giulia a sud e Alpi Carniche a nord. E le valli come si chiamano? Val Canale e poi si inizia al Friuli. E com'è che un posto del genere, che è una perla per lo sport montano, eccetera, diventa capitale del cibo? Come ve lo siete inventati? Come la portate la gente fino qua? Beh, per portarla qui non ci sono problemi, perché abbiamo forse una delle migliori rette infrastrutturali. Sì. Io dico sempre, abbiamo l'autostrada, la superstrada, la ferrovia e abbiamo tre aeroporti a 100 km di distanza. Quindi è facile, dai, su. Trieste, Lubiana e Klagenfurt, per cui il problema non è quello di portarli. Oltre alla natura incontaminata, oltre agli sport invernali, l'enogastronomia è centrale, è un punto focale. Diciamo che l'enogastronomia, soprattutto in una zona di triplice confine
venuti meno i confini, sì, si apre proprio all'Europa. Noi siamo baricentrici rispetto all'Europa. Siete europeisti, per cui, quindi? Beh, siamo europeisti, sì, nel senso che qua è veramente l'incontro di tre culture, ma anche di tre cucine, cioè quella tedesca, quella slovena e poi quella italiana, friulana. Per cui qua c'è un crocevia di culture e di enogastronomia. Con lei ci è venuto a trovare il simpaticissimo Sergio Bolzonello. Buongiorno. 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 Sergio è l'assessore alle attività produttive della regione Friuli Venezia Giulia, una regione che viene poco raccontata. Io questo lo dico da sempre, noi siamo molto amici di questa regione, veniamo a visitare spesso e volentieri queste terre vocate al grandissimo vino bianco e rosso, ricordiamolo, anche rosso, ma anche a produzioni di eccellenza. Ne dico una? San Daniele? Ma che strano, ma non che, so se è stati che più ci volte. Sia venuto in mente subito il prosciutto, ma poi vediamo il miele qua eccezionale, dobbiamo parlare più di miele, ne parliamo poco, lo faremo senz'altro, ma anche tante cose, ma anche siamo qui attaccati il Montasio, attaccati al Pian di Montasio, esatto, ottimo, cioè, ottimo. Sono, lo sai che i monti del Montasio sono monti ricoperti di formaggio, esatto, sono stupendi, qualche buco. Allora, come la mettiamo? Come sta andando questa attività produttiva dell'enogastronomia e dell'agricoltura? A volte viene considerata una zona depressa, è ricchissima invece. No, questa è una zona straordinaria che probabilmente ha bisogno di un po' di marketing. Facciamo e noi. Quindi, eccoci qua, siamo qui apposta. Siamo qua. Siamo qui apposta. È una grande regione che ha veramente moltissimi prodotti enogastronomici. Ne abbiamo citati alcuni, ma potremmo continuare. È una regione che va dai monti al mare, quindi ha una grande varietà, ha una capacità di offrire uno scenario molto molto ampio e soprattutto tanta qualità, perché il problema è la qualità. Noi stiamo puntando molto sulla qualità. Lei è amico personale di Matteo Renzi, sì. Ma lui con il fare, il dire e il mangiare ci sta bene oppure... Dire, fare, mangiare, lettera, testamento. Non ha detto lettera, ma ha detto letta, testamento. Ho capito. Attenzione, è un refuso. Cioè, ci viene da queste parti? Sì, Matteo ci viene, ci verrà anche nelle prossime settimane. È un buon gustaio, Matteo. Ma è un buon gustaio, sì. Sì, è un buon gustaio. È un edonista. No, è uno a cui, insomma... E Gabriele Massarutto è invece il presidente del consorzio turistico del Tarvisiano. Tira l'enogastronomia per portare qui turisti da queste parti? Ce la fa? Racconta? Certamente il turismo enogastronomico è molto importante, ma in questo momento Malborghetto e soprattutto la Val Canale, chiamiamo, sì, qui fanno parte alcuni comuni che vanno a Pontebba, Malborghetto e Tarvisio, che è un po' il comune più importante, in questo momento diventa la vera vetrina non solo del Friuli Venezia Giulia ma di tutta l'enogastronomia italiana nei confronti dei paesi contermini, certo. Perché la grande peculiarità, è stato già citato prima, di questo posto, che è unico al mondo, perché è l'unico punto al mondo in cui le tre grandi culture che insieme fanno tutto il mondo occidentale, sì, cioè la cultura tedesca, la slava e la latina, si incontrano, è qui. E questo è un punto straordinario, perché non è solo un punto d'incontro che diventa uno scontro, ma un incontro amichevole, anche quando c'erano le guerre, sì, nei tempi passati, perché qui c'è stata una naturale collaborazione. Ma è una porta questa, una porta di passaggio. Secondo quando uno... me Malborghetto in questo momento diventa veramente la vetrina fondamentale del prodotto enogastronomico italiano. Giusto. E quindi anche il turismo certamente ne avrà una spinta, perché anche se certamente, poi chiudo, non è che a metà novembre noi diventiamo una meta turistica. In questo caso Malborghetto diventa soprattutto una meta golosa, grazie, diciamo Gabriele. Così. Quando c'è una porta, sì, uno entra, ma magari lascia qualcosa, prende qualcosa. No? Nel passaggio, esatto, ci sono queste contaminazioni, sono vincenti. Noi ringraziamo Gabriele Massarutto, che è il presidente del consorzio turistico del Tarvisiano, Alessandro Oman, il sindaco, che è Oman. Di Malborghetto, e Sergio Bolzonello, che è l'assessore alle attività produttive della regione Friuli Venezia Giulia. Facciamo ancora qualcosa per questa regione da raccontare assolutamente. Noi lo stiamo facendo. Sì,
sì, torneremo, è una promessa? Una promessa però. Promessa, non promessa, marinai. Promessa fatta, grazie. E non è un marinaio lui, no. Grazie a tutti. No, non lo è, persona solida sul territorio. Noi abbiamo finito per quanto riguarda Ein Prosit, vuol dire salute, cioè sì, il nostro simbolo. Va avanti fino al 17 novembre, caro Fede, adesso lasciamo la linea a Mu, noi torneremo invece lunedì alle ore 13. Ciao a tutti, buon weekend a Fede Tinto. È buono il Mu. Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it.